ci ama non in proporzione a quello che noi facciamo o non facciamo. Dio ci ama perché la sua natura è amore. Anzi, le scritture dicono proprio che mentre eravamo ancora lontani, morti nei falli e nei peccati, Cristo a suo tempo è morto per noi. Quindi non è qualcosa che noi meritiamo, non è qualcosa che noi conquistiamo, è qualcosa che noi accettiamo, riceviamo, l'amore di Dio in Cristo. Infatti, se Egli ci ha amato ancora quando noi eravamo lontani e non lo conoscevamo, quanto più ora che siamo Suoi figlioli, figlioli amati nell'amato Suo, figlioli riconciliati al Padre. E allora ogni pensiero che vuole proporzionare l'amore di Dio alle nostre azioni, le nostre opere, è sicuramente un pensiero sbagliato, un pensiero che ci dovrebbe indurre a far meglio. Ma noi dovremmo far meglio sulla base del suo amore e della sua grazia. Infatti è la grazia di Dio che ci fa vivere nella vera santità, è la grazia di Dio che suscita in noi un ardente desiderio veramente di piacere al Padre, compiacere Dio e fare le cose buone e giuste che Egli desidera. Noi lo amiamo, scriverà l'Apostolo Giovanni, perché Egli ci ha amati per primo.